mi guardo allo specchio. So di essere stata battezzata con il nome Clementine, e quindi sarebbe logico che la gente mi chiamasse Clem, o anche, pensandoci bene, Clementine, dal momento che è il mio nome. Ma non è così. La gente mi chiama Tish. Forse anche questo è logico. Sono stanca e incomincio a pensare che forse tutto quello che succede è logico. Dico, se non fosse logico, come potrebbe succedere? Ma è un pensiero terribile. Può dipendere solo dalla preoccupazione, una preoccupazione che non è logica. Oggi sono andata a trovare Fonny. Nemmeno questo è il suo nome. È stato battezzato con il nome Alonso. E sarebbe logico che la gente lo chiamasse Lonnie. E invece no, lo abbiamo sempre chiamato Fonny. Alonso Hunt, così si chiama. Lo conosco da sempre e spero di conoscerlo per sempre. Ma lo chiamo Alonso solo quando devo comunicargli una notizia di merda. Oggi gli ho detto, Alonso. E lui mi ha guardato, quello sguardo attento che ha quando lo chiamo con il suo nome. È in prigione. Quindi eravamo lì, io seduto su una panca davanti a una tavola e lui seduto su una panca davanti a una tavola. L'uno di fronte all'altra a guardarci attraverso un muro di vetro. Non si sente niente attraverso quel vetro e così danno a entrambi un piccolo telefono. Bisogna usare quello per parlare. Non so perché la gente guardi sempre in basso quando parlano al telefono. Ma è sempre così. Bisogna ricordarsi di alzare gli occhi verso la persona con cui si parla. Ormai non lo dimentico più perché lui è in prigione e mi piacciono i suoi occhi. E ogni volta che lo vedo ho paura di non vederlo più. Così alzo il telefono appena arrivo e lo tengo all'orecchio, gli occhi fissi su di lui. Così, quando ho detto Alonso, lui guardava in basso e poi ha alzato gli occhi e ha sorriso. Stringeva il telefono e aspettava. Spero che nessun altro abbia mai dovuto guardare la persona che ama attraverso un vetro. Non intendevo dirlo come l'ho detto, intendevo dirlo con un'aria disinvolta, in modo che non si agitasse troppo, in modo che capisse che lo dicevo senza avere in cuore nessun genere di accusa. Perché io lo conosco, è molto orgoglioso e si preoccupa un sacco. E a pensarci bene, io so, e lui non lo sa, che è la principale ragione per cui è in galera. Si preoccupa già abbastanza, non voglio che si preoccupi per me. In realtà non volevo dire quello che dovevo dire, ma sapevo di doverlo dire. Lui aveva il diritto di sapere. E pensavo anche che quando avrebbe smesso di preoccuparsi, quando sarebbe stato sdraiato lì da solo la notte, quando sarebbe stato proprio da solo nella parte più profonda di sé, forse, ripensandoci, sarebbe stato contento e magari poteva aiutarlo. Ho detto, Alonso, avremo un bambino.